Pronto, Giulia? Oh, ciao Stefano, ciao Ilari. Abbiamo trovato. È arrivata l'ospite d'onore. Che cavolo vuoi? Robby? Che cosa stai facendo tu qua, scusami, eh? Dove mi trovo? Oh, chi abbiamo qua? Ciao Dani, ah, come va? Ti sei invitato alla festa? No, no, io mi sono, diciamo, imbucato, così non ero invitato. Ah, sei sempre il solito. Lo so, lo so. Ciao a tutti ragazzi. E lei è Ilari. Come vedete, siamo in macchina perché stiamo per fare una sorpresa a... È il suo compleanno. È il compleanno di Chiara, proprio così, di mamma Giulia, figlia di Chiara. Quindi stiamo per andare a casa. No, sono di Chiara. Sì, il compleanno di Chiara, no, sto dicendo come youtuber, mamma Giulia, figlia Chiara. Quindi stiamo per andare a casa loro a fare una sorpresa. Ma prima di andare a un compleanno, cosa bisogna fare? Scherzetto. No, bisogna fare un regalo. Quindi adesso chiameremo mamma Giulia e gli diremo quale regalo possiamo fare a Chiara. Una cosa che gli piace, ovviamente. A voi cosa piacerebbe ricevere? Fatecelo sapere. Come sapete, io sono una mangiona e una bevona. Quindi vuoi andare alla festa di Chiara e mangiare tutta la mia torta? Cioè tu vuoi andare alla festa di Chiara solo per mangiare la torta? No, per Chiara, però io voglio mangiare comunque tutta la torta. Allora, come vedete, ecco qui c'è scritto mamma Giulia, figlia Chiara. La chiamiamo e sentiamo cosa possiamo fare per regalo. Ciao Ste. Pronto, Giulia? Oh, ciao Stefano, ciao Ilari. Che le piace a Chiara? Ma per il suo compleanno? Come regalo, amore? Secondo me potreste regalargli dei trucchi. Sai che lei è molto vanitosa e gli piace truccarsi. Io opterei per dei trucchi. Okay. Ok, va bene. Allora Giulia, noi ti ringraziamo, andiamo a comprare il trucco, i trucchi a Chiara e veniamo subito alla festa. Ok, perfetto, vi aspettiamo. Ciao, a tra poco. Ciao, ciao. Quindi io direi di andare a fare il regalo insieme e vedere la reazione di Chiara, ok? Guarda un po', abbiamo trovato. Allora, palettina, che tonalità mi piacciono un po' di più a lei? Sì, è una bambina, tipo questi qua forse sono un po' più... Questi sono molto, molto colorati, molto carina. Tutta bambina. Ma carina. A lei mi piacciono tutti i colori, tranne il nero e marrone. Tranne nero e marrone, quindi questo va bene. Questa qui va bene, perfetto. Okay. Mettiamoci due pennelli per toccarci. Sì. Allora, mettiamo due pennellini, poi magari, dato che è una bambina, magari qualche rossetto, qualche lucida labbra. Smalto pure. Smalti ce li hai carini. Secondo te quale può piacere? Rosa. Ok, guarda, ti prendo quello nuovo. Ti piace a te, là? Okay. Ok, ok, allora prendiamo il venerino, poi io ti direi un bel gloss colorato, sempre carino da regalare, soprattutto per una bambina, è perfetto. Okay. Un bel illuminante, questo è il rosino, ti piace? Per brillantini così? Questo è carino, carino, piccolino, e poi io prenderei un mascara così siamo proprio a posto. Ti piace questo regalo? Ciao. È tua amica quella? Eh? Tua amica? No, non lo conosco, perché? Ecco il mio regalo. Oh, abbiamo fatto il regalo a Chiara. È mio. Eh? Non è di Chiara. Come tuo, è di Chiara, oh. Cosa abbiamo comprato? Non lo so. Avevo comprato l'eyeliner. L'eyeliner, poi? Poi il rossetto. Il rossetto. Ombretti. Smalto. Smalti. Ah, la palette dei colori. E lo smalto, l'illuminante, la cosa per struccare, un po' di cosine, speriamo che gli piacciono. Però perché non facciamo un secondo regalo? Ah, vuoi fare uno scherzo a Chiara? Praticamente Ilari vuole fare uno scherzetto a Chiara, cioè comprare un regalo brutto per poi fare uno scherzetto a Chiara e invece poi dargli quello vero. E abbiamo messo un cappello da infermiera. Abbiamo trovato lo scherzo a fare a Chiara, invece di dargli la busta, quella vera del regalo, abbiamo trovato questa busta gialla. Qua. Intanto quel regalo vero mettiamolo qui. No, Ira, ma dove va? Nel cofano? No, dimmi se per voi è normale salire dal cofano della macchina. Cioè, non è normale questa cosa. Comunque dicevo, a Chiara ora faremo questo scherzo, ragazzi, quindi non perdetevelo. Invece del vero regalo, che gli daremo dopo, abbiamo preso una busta gialla e all'interno, guardate cosa c'è. Un cappello da infermiera, ma che ci farà? Ci rimarrà malissimo, dirà, ma che ci devo fare? Voglio proprio vedere la reazione di Chiara. Allora, il viaggio è un po' lunghetto, quindi è un'ora di macchina, quindi Ilari, se vuoi ti puoi mettere a dormire. Ci vediamo dopo, iscrivetevi al canale, a tra poco. 1 hour later. Allora, Ilari ancora sta dormendo. Sì. Guardate che occhietti di sonno.
ma siamo praticamente arrivati a casa di Giulia e figlia Chiara, quindi adesso andiamo a fare questa sorpresa. Siamo pronti per entrare a fare questa sorpresa? Sei contenta? Sì. Ma sei più contenta per la torta o perché la festa di Chiara? Per la festa di Chiara. Ah. Allora ragazzi, guardate che festa, guardate che bello. Ilari, sei carica? Sei pronta? Vediamo Chiara cosa farà. Ecco Chiara! Ciao! È arrivata l'ospite d'onore! Che cavolo vuoi? Tutte, come che cavolo vuoi? Vabbè, io vado via, ciao! Ciao, Ste, è stato bello, è durato anche troppo, te ne puoi andare, ciao! Ila! Elena! Ciao! Io ho una farfalla bellissima! Ma ehi, Diego! Ciao Diego! Ezia, Vittoria? Vittò! Come va? Tutto bene? Credo di sì, non lo so. Ilari, e tu che stai disegnando invece? Un unicorno. Allora ragazzi, mentre Ilari stanno facendo la gara di pittura, vi faccio vedere un pochettino cosa c'è. Guardate che figo. Allora, qui c'è un gonfiabile gigante, guardate che figo, ragazzi. È un gonfiabile, ragazzi, gigantissimo, guardate quanto alto. Quindi dopo mi raccomando, guardate, continuate a vedere il video, perché sicuramente ci sarà qualche gara, qualche sfida qui in questo gonfiabile. Guardate dei popit giganti, guardate, questo è un popit, ragazzi, è gigantissimo, guardate. Guardate ragazzi che gigante che è. Guardate che figo. Qui c'è la famosa piscina dove abbiamo fatto anche il video l'altro giorno. E poi guardate che bello questo. Qui sicuramente dove Chiara dopo aprirà la torta, guardate, è bellissimo. Allora ragazzi, la festa procede benissimo. So, che è successo? Ragazzi, aspettate perché forse sento dei rumori. Ma che cos'è? Ragazzi, un animale, una bestia. Che... Robby? Che cosa stai facendo tu qua? Scusami, Dove mi trovo? Ma, Robby, come sei vestito elegante? Ma... Perché sono vestito così? Non lo so, ma perché stavi dentro la pianta? Oh, cacchio, una pianta! Attento. Oh, chi abbiamo qua? Ciao Dani! Ciao, come va? Sei invitato alla festa? No, io mi sono, diciamo, imbucato, così non ero invitato. Ma sei sempre il solito. Lo so, ma io adesso vado a mangiare però, ciao ragazzi. Vai, mangione, vai. Ciao. Ah, non solo entri alle feste senza invito, poi vai anche a mangiare. Sì, vado a mangiare una patina. Volete vi porto qualcosa anche a voi? Sì, direi proprio di sì, grazie. Col cavolo, visto che mi hai detto che mi sono imbucato. Ila, che stai mangiando? Guarda, il panino rosa. Ah, un panino rosa? Ma che buono. Senti, ma mi ha chiesto Robby se gli possiamo dare una patatina. Gliela diamo a Robby una patatina? Allora facciamo uno scherzo a Robby. Adesso tu mozzichi la patatina e gli dai quella mozzicata, ok? Allora, Robby, Ilari vuole dare una patatina. No, Robby, guarda che è masticata. Io non te la consiglio. No. Perché? Io... Non è masticata. Ma le fanno così adesso? Le fanno proprio così. No. Ah! Ilari, cosa ci avevi messo? Mozzicata. Vai. Ora lei la fa. Oh, attenta, oddio. Ma scusate ragazzi, ma è una gara o è così? È così. Io vado a mangiare. Allora ragazzi, è il momento dei regali e Chiara, il primo regalo che aprirà sarà il nostro. Ma qui, quindi ragazzi, è arrivato il momento dello scherzo. Vediamo la reazione di Chiara. Allora ragazzi, ecco lo scherzetto. Siamo tutti Ilari che non l'avevamo mai visto. L'avete regalato? Hanno fatto uno scherzo. Com'è? Ti piace? Chiara, ma non ti è piaciuto il nostro regalo? Non le è piaciuto. Ilari, ma non gli è piaciuto. Ma non gli è piaciuto. Cos'è questa cosa? Era quello il regalo. Te la farò pagare. No, dimmi se ti piace. Ma spaccalo proprio. No, piano piano. No! Cos'è? Trucchi? Cosa sono? Mamma, tu sta buona. Giulia, tu stai buona e non dire null'altro. Anche io, beh. Che cosa, Ila? Vedere? No, io non ci credo. C'è ancora? C'è ancora, apri? Sì. Poi uno smalto rosa. E ovviamente la crema per viso. La crema per viso? Cioè, non ma, si può. Ma per le rughe? Ma questo lo porto io. Ma se fai così, no? Non è prima. Aila, ma perché gli hai sbattuto per terra? Vai,
prima. Brava, brava, mi sei piaciuta. Scusate, due pennelli gli servivano. Cioè, Stefano, ma come hai fatto? Ma non lo so, forse ma qualcuno chi hai... Ma chi avrà chiamato? Chi ce l'ha detto, Ilari? Qualcuno, forse? Ilari, senti, ma tu, come vanno le lezioni di inglese? What's your name? Oh, no, Ilari! Ti ha solo chiesto come ti chiami, non ti ho detto da un calcio in inglese. Ila, tu lo sai benissimo l'inglese, diglielo un po'. English. English. Oh, very good, Ilari! Ma no, basta, calmo. Ilari sta uccidendo Robby, ragazzi. Che, ragazzi, dove? Ragazzi, dove state portando Ilari? Ragazzi, sono due. Stanno portando via Ilari. Un attimo, ragazzi, sono due, guardate. Attenta, Ilari, che cadi, Ilari, cadi, ecco. Chiara! Piano, 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 piano. Chiara! Ila, Ila, ascoltami, Ila, è una cosa seria. Dobbiamo andare via, Ila. Dai, scherzetto! Ecco, è caduta! Allora, ragazzi, Ilari ancora... Ilari ancora non lo sa, ma la sto per buttare in piscina. Vestita. Lei pensa... Lo sto per fare, ragazzi. No, Ste! Non ti aiuterà nessuno. Ragazzi, Ilari è qua legata vicino alla piscina. A 50.000 like la butto in piscina tutta vestita. Quindi ragazzi, vediamo quando il video arriva a 50.000 like la butto dentro la piscina. Allora ragazzi, la festa è terminata, noi andiamo via. È stata veramente una bellissima giornata, vero? Ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto questa bellissima sorpresa a Chiara. Adesso andiamo a salutare mamma Giulia, noi stiamo andando via. Ciao mamma Giulia. Ila, mamma, saluta. Carina. Allora, Chiara, ancora tanti auguri. E quindi ragazzi, finiamo questo vlog con la festeggiata. Facciamo ancora tanti auguri a Chiara. Tanti auguri. Tanti auguri. Ma che me lo dici tu a me? È la festa tua. Allora ragazzi, quindi tanti auguri a Chiara. E la sorpresa gli è piaciuta, anche il regalo. E noi ci vediamo domani. Aspetta, ti do un palloncino. Chiara ci dà un palloncino. Ce lo portiamo a casa? Oh, Ila, possiamo andare così. Va bene ragazzi, adesso noi andiamo a casa con tutti questi palloncini e ci vediamo domani. Un altro nuovissimo video. Ciao.